Ciao a tutti, oggi abbiamo la LX100, è una compatta high-end di Panasonic, quindi destinata a un pubblico che ha esigenze un po' più professionali. È la prima infatti ad introdurre il 4K fra le sue simili, è uscita a fine 2014, però non teme assolutamente il confronto con le nuove uscite di quest'anno, quindi non perdiamo tempo e andiamo a vedere insieme come si comporta. Dal punto di vista estetico, ha un look veramente molto elegante, specialmente nella colorazione nera, e uno stile un po' retro con questa banda di finta pelle che fa da grip, come le vecchie fotocamere compatte analogiche. Anche queste ghiere ricordano molto le vecchie compatte, però diciamo questo look retro incrocia un look un po' più moderno, visto che gli angoli e i lati sono tutti smussati, quindi è un look molto interessante, molto bello a mio parere. È anche molto compatta e solida, è un po' pesantuccia perché tutto il corpo, compreso il barilotto dell'obiettivo, è in metallo, quindi anche se è pesantuccia è molto solida e compatto, è molto resistente, visto che è interamente in metallo. Per quanto riguarda l'obiettivo, abbiamo due ghiere e due switch. Le ghiere servono per selezionare i diaframmi, oppure mettere a fuoco o zoomare, mentre gli switch servono per selezionare le modalità di messa a fuoco e i rapporti delle immagini, se 3 mezzi, 16 noni, 1 o 4 terzi. È una scelta particolare perché di solito questa opzione l'abbiamo proprio nel menu software della fotocamera, però visto che il sensore è un sensore multiaspetto, è diciamo comprensibile avere uno switch dedicato. Vedremo dopo cosa significa multiaspetto. L'unico punto debole dell'obiettivo, non dal punto di vista della costruzione, ma della, diciamo, dell'interfaccia, sono le ghiere, perché sono molto molto vicine e non sarà difficile azionare l'una quando invece vogliamo azionare l'altra. Quindi, insomma, è un difettuccio che ha questo obiettivo, però basta stare attenti, insomma, non dovrebbe essere un grande problema. Per quanto riguarda il corpo macchina, dicevo prima, molto solido, molto compatto. Tutti i tasti, tutte le ghiere si azionano molto bene, non sono molli, fra virgolette, quindi sono belli, fanno dei belli scatti, diciamo, che sono una soddisfazione. Si raggiungono tutti molto bene, sono tutti disposti comodamente, è un bel layout, devo dire, tutto si trova dove dovrebbe essere. E diciamo l'unico difetto che ho riscontrato, dal punto di vista anche qui della funzionalità, non della costruzione, è lo schermo. È uno schermo veramente di ottima qualità, quasi 1 milione di pixel da 3 pollici, però non è né tiltabile né direzionabile perché è proprio incassato nel corpo macchina, e questo devo dire che, diciamo, tarpa un po' le ali alle potenzialità della fotocamera. Prima di passare alle prestazioni della fotocamera, volevo dare una leggera occhiata all'obiettivo, visto che non è intercambiabile ma è fisso. È un 24-75 mm della Leica, è composto da 11 lenti divise in 8 gruppi, fra le quali ne abbiamo 5 asferiche e 2 a bassa dispersione. La minima distanza di messa a fuoco è 3 cm, quindi ci possiamo avvicinare parecchio al soggetto, infatti è l'ideale per fotografie macro, e fra le modalità di focus ne abbiamo una apposita per questo tipo di fotografie. Il diaframma è composto da 9 lamelle e ha un'apertura minima di 16 e massima di 1.7-2.8, che anche se, diciamo, zoomiamo, mantiene sempre un'apertura molto ampia, visto che 2.8, insomma, è una bella apertura. È anche stabilizzato tramite quello che Panasonic chiama Power OIS, e inoltre possiamo montare anche filtri a vite di qualsiasi tipo, anche polarizzatori, basta che abbiano un diametro di 43 mm. Quindi questo è un indizio, diciamo, su quello che vuole essere questa LX100, ovvero una compatta, sì, però che vuole attirare l'attenzione di un pubblico che ha esigenze più professionali, come dicevo prima. Per quanto riguarda le prestazioni, partendo dalla distorsione che porta alle immagini, da 24 mm a 75 mm abbiamo questa differenza, ovvero alla lunghezza focale minima abbiamo un po' di distorsione, non eccessiva, una distorsione che ci aspettiamo da 24 mm, mentre avvicinandoci a quella massima, diciamo, le immagini tendono a diventare piatte e prive di distorsioni, quindi una gestione della distorsione abbastanza buona. Mentre abbiamo un po' di vignettatura alle aperture focali,
focali massime. Non è una vignettatura eccessiva, anche qui basta chiudere il diaframma e risolviamo il problema. E sempre in tema diaframma abbiamo anche un pochino una leggera perdita di definizione agli angoli e ai lati, ma è veramente una cosa leggerissima, basta chiudere il diaframma e anche qui abbiamo risolto il problema. Una cosa che non riesce a gestire tanto bene sono i flares, ha un pochino di problemi come potete vedere dai test, però in compenso abbiamo un bokeh veramente piacevole da vedere, veramente morbido, che ci accompagnerà per tutta l'escursione focale, visto che man mano che zoomiamo l'apertura del diaframma cambia pochissimo. Passiamo quindi a vedere quali sono le caratteristiche e le prestazioni del sensore. Le premesse per delle buone prestazioni ci sono tutte, a partire dalle dimensioni: è un 4 terzi di pollice, 16 megapixel multiaspetto. Multiaspetto significa che anche se cambiamo il rapporto delle immagini, queste non cambieranno l'angolo di campo. Inoltre, avere un sensore 4 terzi di pollice ci aiuterà in condizioni di scarsa luminosità ad avere dei risultati migliori, perché è più grande rispetto a un comune sensore di una comune compatta e quindi farà passare più luce. Per quanto riguarda il l'otturatore, ci permette di scattare raffiche di ben 40 fps nella modalità super high, mentre ci dà la possibilità di scattare a 16 millesimi di secondo il minimo tempo di esposizione. Tornerà sicuramente utile in condizioni di, diciamo, in giornate molto soleggiate. Se vogliamo utilizzare la piena apertura, farà sicuramente comodo. Mentre la posa massima è di 60 secondi e non abbiamo purtroppo la modalità bulb su questa fotocamera. Per quanto riguarda il sistema di autofocus, è un sistema basato sul rilevamento di contrasto, è molto veloce, lavora molto bene per essere un sistema basato su questo tipo, però come tutti i sistemi basati sul rilevamento di contrasto, cade, diciamo, dove ci sono superfici piatte e che non presentano appunto una differenza di contrasto abbastanza elevata, quindi lì farà un po' di fatica a trovare la messa a fuoco, però per il resto è veramente veloce e preciso. Infine, passando agli ISO, abbiamo un parco ISO che va da 100 fino a 25.600, che sono i massimi. Si comportano molto bene, anche se c'è da fare una distinzione fra JPEG e RAW, perché le JPEG diciamo, non presenteranno tantissimo rumore, però i dettagli verranno impastati parecchio dall'algoritmo della fotocamera, quindi le lascerei da parte, mi concentrerei sulle immagini RAW. Loro da 800 in su il rumore inizia a farsi sentire, però la fotocamera mantiene sempre un livello di dettaglio molto elevato, anche se il rumore sporca abbastanza le immagini, anche se non troppo, devo dire, gestisce molto bene questo rumore. E quindi con un po' di pazienza in post-produzione potremmo mantenere sia un livello di dettaglio e togliere il rumore creato dagli ISO. Quindi è una fotocamerina che tutte, diciamo, man mano che scopriamo le caratteristiche, diciamo, attesta sempre più una fotocamera professionale. Se sulla LX100 che sto utilizzando adesso per registrare, almeno avrete un'idea della qualità video di questa fotocamera, avessero inserito le due cose che invece purtroppo mancano, sarebbe stata praticamente una fotocamera perfetta. Sto parlando dello schermo tiltabile e direzionabile e dell'input per microfoni esterni. Sono due cose comodissime sia a chi utilizza la fotocamera per scattare foto, quindi semplicemente come fotocamera, sia per chi la utilizza come videocamera, specialmente lo schermo tiltabile. Perché, per esempio, per i cosiddetti vlogger, che è una cosa fondamentale avere sempre sott'occhio l'inquadratura, l'esposizione e se sono a fuoco, dicevo, è una cosa fondamentale e Panasonic si è un po' tirata la zappa sui piedi, visto che la fotocamera ha anche la possibilità di registrare in 4K, quindi le potenzialità sono tantissime e diciamo che Panasonic si è tagliata fuori da una bella fetta di mercato, però com'è la risoluzione di questi video, com'è la qualità di questi video, è veramente eccezionale, di ottima qualità, non me l'aspettavo viste le dimensioni del sensore, 4 terzi di pollice è veramente un sensore piccolo rispetto ai
full frame o agli FSC che sono in grado di fare 4K come quella della NX1. Però dicevo, non ha niente da invidiare a questi sensori, veramente eccezionale il 4K, anche Full HD è molto buono, anche se registrare in Full HD nativi porta meno dettagli rispetto a un Full HD ridimensionato da un 4K. Quindi qualità molto buona come potete vedere, però c'è da fare un piccolo appunto, cioè da portare all'attenzione una piccola cosa, il bitrate dei video. Dobbiamo stare attenti a questo aspetto perché a seconda del bitrate, delle schede SD che inseriremo nella fotocamera saranno disponibili diverse risoluzioni. Per esempio per le risoluzioni standard, quindi fino al Full HD non servono grandissime schede SD, di solito 45 MB bastano, però per il 4K sono indispensabili, e sottolineo indispensabili, quelle più performanti da 95 MB al secondo, perché altrimenti non potremo registrare in 4K. Questo qui è un aspetto da tenere in considerazione e da farci particolare attenzione. Chiudendo questa parentesi, torniamo all'aspetto qualità video. Diciamo, passiamo all'autofocus. Come si comporta l'autofocus? Si comporta molto bene, tutte le modalità si comportano molto bene, non hanno problemi. L'unico problema, come dicevo prima, è quando inquadreremo una superficie che non presenta un contrasto elevato, quindi lì farà un po' di fatica, come sempre. Però per il resto in tutte le altre situazioni sarà molto veloce, molto preciso e anche abbastanza fluido. Per quanto riguarda l'ISO, come gestisce l'ISO, la fotocamera, li gestisce bene anche in video. Abbiamo un range che varia da 100 fino a 6004, il massimo è 6004 in video, molto probabilmente perché dopo sarebbero state troppo rumorose le immagini, allora diciamo Panasonic ha messo il limite, non so sinceramente però perché. Dicevo, li gestisce abbastanza bene, anche qui si iniziano a far sentire da 800, anche se mantengono un profilo basso man mano che li aumentiamo. Insomma, li gestisce bene, come potete vedere anche dai video che stanno scorrendo, dai test che state vedendo. E anche qui devo dire che la fotocamera mi ha un po' sorpreso perché sempre a causa delle dimensioni del sensore mi aspettavo che avesse delle prestazioni molto meno soddisfacenti, insomma. Quindi che dire di questa fotocamera? Le qualità ci sono, sicuramente, i risultati danno soddisfazione, sono praticamente professionali, non hanno niente da invidiare a quelli di reflex più costose. Ci si diverte molto utilizzandola anche grazie alle funzioni che ha, come per esempio i timelapse con cui ho giocato un po', lo stop motion oppure il pulsante fisico per i filtri, potrebbe essere un dettaglio goloso, visto che abbiamo anche il rapporto lo switch per cambiare il rapporto delle immagini e il wifi, un dettaglio goloso dicevo per chi utilizza social network tipo Instagram. Inoltre il wifi potrebbe sopperire in alcune situazioni alla mancanza dello schermo direzionabile, che alla fine è una delle uniche diciamo pecche o comunque difetti che ha la fotocamera, insieme alla mancanza dell'input per microfoni esterni e le ghiere che si muovono facilmente azionando l'una o l'altra. Quindi dicevo, i risultati li vediamo, sono veramente di ottima qualità. Potrebbe essere una compatta, non è, potrebbe essere, è una compatta che mira a un pubblico, dicevo all'inizio del video, che ha esigenze professionali, quindi potrebbe essere l'ideale per chi non si vuole portare dietro tutto il corredo mentre è in viaggio, perché non vuole per il peso o comunque perché non vuole semplicemente, ma può essere anche l'ideale per chi vuole iniziare a affacciarsi al mondo della fotografia, vuole iniziare a sperimentare, insomma, questo mondo. Comunque, se avete domande su questa fotocamera, fatele pure con un commento. Se vi è piaciuto il video, lasciate un mi piace, appunto, e iscrivetevi al canale se volete rimanere aggiornati su quello che facciamo. Io questa recensione la concludo qui e ci vediamo alla prossima. Quindi, da allo è tutto, arrivederci.